Buongiorno, benvenuti al nostro talk su come sviluppare un progetto in cloud. Questa idea nasce ormai da più di un anno fa. Questo doveva essere un talk presentato anche in sede l'anno scorso, ma un attimo di ritardo. Da dove nasce questa idea qui? Dal fatto che io stavo lavorando, faccio parte di un'associazione, l'Associazione Astronomica di Torri Vento. Abbiamo un osservatorio, no, se volete venire a vedere, è aperto al pubblico tutti i venerdì. E in questo osservatorio abbiamo una sonda che misura una cosa particolare che si chiama la brillanza del cielo, cioè ci dà un'idea sostanzialmente dell'inquinamento luminoso che la zona attorno a Vittorio Veneto, ma ormai posso dire di tutto il Veneto, perché le colline di Vittorio Veneto danno su tutta la Pianura Padana, quindi Venezia, viene prodotta. Questo è un inquinante che è poco noto, in realtà si parla di inquinamento luminoso, ma non ne importa niente a nessuno perché ovviamente non ha un danno immediato come possono avere i particolati, come può avere l'amianto, come possono avere altri inquinanti. Però ci sono studi sempre più dettagliati che portano ovviamente alla conclusione che avere una luce prolungata e molto forte anche durante le ore notturne comporti dei danni agli esseri umani che possono essere disturbi del sonno, disturbi del ciclo del già sonno, disturbi molto più gravi, ad esempio, alla fauna, spesso naturalmente degli animali notturni, che cacciano grazie al buio. Se non c'è più il buio, cacciano che le prede erano subito e ovviamente non fanno. Oltre ovviamente al fatto che più illuminiamo i nostri cieli, più illuminiamo le nostre città, più corrente stiamo sprecando. Probabilmente avrete visto molto spesso dei lampioni, quelli classici a palla. Quello è il classico esempio che faccio sempre quando parliamo di inquinamento luminoso, perché questi producono luce essenzialmente verso l'alto. Ma se voi camminate di notte, vorreste vedere dove mettete i piedi, non vi importa di aver illuminato, voglio dire, la nuvola di sopra. Questo è il classico esempio di come sprecare energia elettrica in un mondo che è sempre più affamato di energia. Riguardo lo specchio, per me lo specchio è il cambio dell'ora. Lo specchio c'è nel senso quello estivo e quello invernale per me. Ci sono dibattiti molto, molto ferrati, molto importanti sul fatto che sia o meno utile, perché in realtà tu anticipi l'ora di giorno, sposti davanti il momento in cui hai la luce, e quindi la mattina utilizzi meno corrente elettrica. Nel computo complessivo dell'anno, perché ovviamente durano dei mesi, il passaggio dall'altro, dovrebbe esserci un risparmio energetico. Dovrebbe, perché ovviamente non è ancora, cioè non è sempre chiarissimo come è ancora acconteciato questa cosa. Bene, appunto, la mia presentazione per quanto riguarda io, per quello che sono io, appunto, sono Stefano Morandi, sono in questo momento un IoT engineer presso Galdi. Galdi è un'azienda che fa macchinari, macchinari editrici, noi facciamo le macchine che prendono i cartoni del latte, le formano, ci mettono dentro il latte, la chiudono. Consegnano, diciamo, a chi poi consegnerà il latte nei grandi magazzini, nei supermercati e così via. Sono appunto membro dell'associazione Astrofili, da cui appunto è nato questo progetto. La presentazione anche a buon inizio. Sì, io sono Cristian, amico di Stefano, abbiamo lavorato tanti anni assieme e mi è tirato dentro in questo perché a me piace l'open source, piace sviluppare. E piace sviluppare su diverse piattaforme, quindi non solo PC ma anche su Raspberry, e soprattutto per questa idea che è molto interessante perché c'è un problema reale e c'è una situazione che vogliamo migliorare, e quindi abbiamo detto: ma perché non prendere l'occasione e provare qualcosa di nuovo, almeno per noi, qualcosa che adesso è abbastanza comune, lo vedremo.
però esponendo tutti i pro e contro di questa soluzione. Quindi eccomi qua, sono il supporto tecnico a questa evoluzione che stiamo cercando di fare. E sono software engineer, lavoro per Cloud Academy, un'azienda svizzera che fa corsi di learning, soprattutto per tutto ciò che riguarda IT. Tutto qui. Quindi siamo pronti con la presentazione. Vi porto un attimino la panoramica di come funziona adesso questa infrastruttura. Ci sono delle sonde, si chiamano SQM, vengono essenzialmente prodotte da un'azienda canadese, le fanno solo, che misura appunto questa particolare caratteristica del cielo che si chiama brillanza, cioè ci dice quanto è inquinato dal punto di vista luminoso del cielo. Queste sonde sono sparse in giro per tutto il Veneto, i dati vengono collezionati e vengono mandati poi all'ARPAV, cioè l'Agenzia Provinciale per l'Ambiente. E come vengono fatte queste cose? Sostanzialmente c'è nei vari osservatori, ma anche a volte in circoli o comunque in associazioni, in luoghi privati, un PC generico che fa girare un software tipicamente prodotto da questa azienda, che è un software proprietario, che gira sotto Windows, che legge, il campionamento è ogni 5 minuti, quindi non è che si chissà che cosa, ma ogni 5 minuti interroga la sonda e dice che valore hai di inquinamento luminoso, ho questo valore di tono, lo memorizzo in un bellissimo file CSV, per chi non sapesse cos'è un file CSV, è un banalissimo file di testo con i dati separati da delle virgole. No, la data, il dato e una serie di parametri aggiuntivi che ci dà il sistema. Questo, la mattina successiva, dopo aver collezionato i dati per tutta la notte, questo file CSV viene spedito con una tecnologia modernissima che si chiama FTP al sito dell'ARPAV, che lo prende e mette insieme a tutti i dati degli inquinanti che raccoglie durante i giorni. Nelle slide c'è il link che vi porta alla pagina dell'ARPAV con i dati che arrivano dalla sonda di Vittorio. Qual è secondo noi il problema di questo flusso di lavoro? È che stiamo lavorando come si lavorava alla fine degli anni 90, diciamo. Non è che sia cambiato tantissimo, cioè si raccolgono i dati, si mettono in un file di testo, questo testo viene mandato di FTP su un server, qualcun altro con tutta calma lo prenderà, ci farà il grafichino, lo pubblica sul sito internet, bla bla bla. Ci siamo detti, ma non si potrebbe fare in maniera un attimino più moderna, un attimino più, chiamiamolo smart, utilizzando le tecnologie che sono a disposizione oggi. Abbiamo detto, perché no? Proviamo a farlo. Per cui quello che vorremmo proporvi in questa oretta, la scarsa, è appunto come partire da un progetto esistente, perché questo è un progetto che sta andando per running da quasi 10 anni, mantenere la compatibilità con il passato, perché non possiamo non mandare i dati all'ARPAV nel formato che vuole l'ARPAV, perché questi sono dati che finiscono ovviamente a disposizione degli scienziati e che lavorano appunto all'agenzia, ma ovviamente vogliamo ricrearlo in una fase, in un modo più moderno. Qui, come vedete, è la struttura super semplice di come funziona adesso. Nel caso di Vittorio Veneto, siccome a me l'idea di avere un PC Windows che faceva questo lavoro mi faceva un po' schifo, ho pensato, non si può fare con qualcosa di un attimino meno complicato, meno, come dire, non vorrei dire fragile, però che non consumi 200 watt solo per leggere un dato di 5 minuti, che è praticamente ridicolo. Per lui, quello che ho fatto io è pigliare un Raspberry, un bellissimo Raspberry 2, perché quello avevo in quel momento che avevo a disposizione, ho fatto un piccolo script Python che fa esattamente la stessa cosa che fa il sottotitolo sotto Windows. Il Raspberry sta collezionando dati da quasi, non proprio voglio dire 10 anni, ma sono 8 anni che colleziona dati, è mollato lì, attaccato proprio a penzoloni, perché potete immaginare anche voi, un osservatorio non è un luogo vissuto. Gli osservatori, soprattutto quelli come il nostro, che sono gestiti da associazioni volontarie, aprono una sera alla settimana per 3 ore. Il venerdì sera noi apriamo.
Tutto il resto dell'osservatorio è chiuso, si riempie di polvere, si riempie di ragni, di bestie più o meno strane, e ovviamente i Raspberry non fanno nessun danno, in un computer potrebbero andare a bloccare le ventole, compromettere l'integrità del sistema. I computer non sono sempre connessi, quindi ti scordi di avere un Windows aggiornato. Aggiornare le cose diventa un dramma perché la connettività è quella che è, perché siamo su per i monti, quindi ci sono ovviamente delle difficoltà. Questi sono alcuni motivi che ci hanno spinto a dire ok, mettiamo e facciamo tutto con un Raspberry. Accanto a questi motivi, però, abbiamo. Vogliamo andare avanti, cioè vogliamo migliorare dal punto di vista tecnico quello che facciamo e vogliamo utilizzare questa miglioria, cioè questo modo di volontà di progettare un sistema più interessante per creare anche un progetto didattico che possa servire alle scuole, alle associazioni, a chiunque ne voglia far parte per mostrare come si possono sviluppare applicazioni in ambito cloud, perché il nostro focus è ovviamente quello di riuscire a prendere quello che abbiamo adesso e portarlo in cloud. Ok, quindi la nostra idea era quella di, come ha detto Stefano, prendere questo sistema attuale, cercarlo di portarlo nel 2024, cercare di utilizzare le tecnologie adesso disponibili e quindi abbiamo pensato di suddividere questa problematica che avete visto molto semplice nel diagramma di prima in diversi step per poi attaccarli, diciamo, con tecnologie diverse. Primo step è sicuramente l'acquisizione di dati tramite API, qualcosa che prima non c'era, quindi offrire la possibilità a qualsiasi osservatorio di poter mandare questi dati, invece di gestirli localmente e con tutta la complessità che ci possa essere nella gestione locale del dato. E questi dati vengono poi salvati in un database, attualmente non vengono salvati, oppure anzi, ogni osservatorio è libero di fare ciò che vuole con il proprio dato. Invece nel nostro caso vogliamo salvarli in database time series, che sono database effettivamente orientati al salvataggio di dati temporali. E poi, secondo noi, un vantaggio molto importante rispetto alla soluzione attuale, renderli disponibili questi dati in tempo reale. Perché i dati che potete vedere nei link che abbiamo messo prima sono i dati del giorno prima, ma non vedete in questo momento com'è la qualità del cielo, e renderli disponibili, ma non solo tramite CSV, tramite una dashboard interattiva. Ovviamente, come ha detto Stefano, retrocompatibilità, l'ARPA vuole questi dati, dobbiamo automatizzare comunque dobbiamo fare il CSV e abbiamo pensato di automatizzarlo. Quindi abbiamo scomposto questi componenti, cercando di offrire una soluzione completa. Una domanda, Sì? ma tutto questo se non l'ho capito male, cosa c'entra con i cartoni del mazzo? No, questo è dove lavoro io. E dove lavoro? Ah, ok, quindi siete due aziende Completamente diverse. collaborate per... Per questo? Okay. Questa è l'architettura futura. Se vi ricordate, il disegno di prima non è cambiato molto. Abbiamo il nostro sensore, abbiamo la Raspberry Pi e sulla destra è cambiato. Prima era ARPA e adesso c'è Stardust, che è il nome del nostro progetto. E Stardust comunque è. Quindi, come vedete, dal punto di vista dell'osservatorio non è cambiato un granché. Prima c'era l'ARPA, adesso c'è Stardust. Come è fatto Stardust? Proprio perché abbiamo suddiviso tutto, è tutto leggermente più complesso rispetto a prima, perché abbiamo detto utilizziamo tecnologie cloud, affrontiamo problemi diversi in modalità diverse e quindi questo è il risultato finale. Partendo da sinistra, andando verso destra, vediamo che adesso la nostra idea è il software. Per leggere questo sensore sarà distribuito da Stardust attraverso una Docker image, quindi non servono software proprietari, c'è una gestione, diciamo, unica del software, quindi testato e soprattutto facile da reperire.
offriamo una lambda per raccogliere i dati che ci arrivano dall'osservatorio, l'API classica, quindi è un endpoint HTTP che riceve i dati dall'osservatorio. Questa lambda salva i dati in InfluxDB, che è il database time series che dicevamo. Il database time series è subito consultabile da un utente tramite una dashboard di Grafana in real time. E ovviamente Grafana permette di creare dashboard diverse, potete consultare dati molto più vecchi, compararli, creare una dashboard, sì, come la volete. E questo è un enorme vantaggio rispetto alla soluzione attuale, che ripeto, mostra solo gli ultimi 3 giorni. Dobbiamo mantenere tutto il discorso del CSV per l'ARPA, quindi ecco che rientra l'ARPA. Quindi noi diciamo ci mettiamo di mezzo tra il Raspberry e l'ARPA perché facciamo noi tutto questo. E per fare il CSV ogni giorno tramite un evento schedulato c'è un'altra lambda che legge i dati dal database, quindi fa una query sul database e la salva in un bucket S3. Bucket S3 è un tipo storage di AWS. E quindi in questo bucket c'è il CSV. Come la facciamo a mandare all'ARPAB? L'ARPAB, come ha detto Stefano, ancora si basa su FTP, un protocollo vecchissimo, nessun problema. Un'altra lambda, in questo caso generata da un evento che è in ascolto del bucket, vede il nuovo file generato, lo prende, lo passa alla lambda, la lambda lo mette all'ARPAB. Quindi Stardust è stato suddiviso in tutte queste componenti proprio per attaccare i diversi problemi, quindi dal software che gira nell'osservatorio a leggere i dati, a costruire il CSV, a mandarlo al CSV e oltre alla visualizzazione in modo completamente separato. Quindi Una abbiamo questo. Sì. domanda, cos'è ARPA? ARPA, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Agenzia regionale? Per la protezione dell'ambiente. Veneto, la B finale sta per Veneto. Quindi la soluzione cloud che avevamo in mente è una soluzione cloud dove dobbiamo pensare a come distribuire questo software che è open source, uno script Python, in questo caso fatto proprio da Stefano, e la distribuzione abbiamo pensato di usare Docker. Per tutto ciò che riguarda la computazione, abbiamo pensato di usare le lambda di AWS, quindi tutti gli oggettini che leggono i dati, creano CSV, lo caricano, sono lambda AWS. Per salvare questi dati abbiamo pensato di usare InfluxDB, software open source, e per esporre i dati utilizzeremo Grafana, altro software open source che è ottimizzato proprio per fare tutte le dashboard. I vantaggi del cloud che ci permette rispetto a avere il computer Windows 200 watt sempre acceso. Innanzitutto scalabilità, perché è molto, possiamo allargare la nostra soluzione, partiremo da Vittorio Veneto, si spera, ad altri osservatori, in modo molto più semplice. E soprattutto per l'osservatorio che vuole accedere è molto più semplice accedere a questa soluzione, non ha bisogno di, pensate lato loro, per comprare computer, software e quant'altro, magari devono avere qualcosa, ma poi tutto il peso computazionale sta nel cloud. È un accesso globale, quindi Ma i vostri cloud sono in Svizzera? Questo no, dove questo è è AWS, noi abbiamo deployato il tutto in Francoforte. Francoforte, quindi i dati sono in Europa, GDPR, Per quanto credo che una sonda non gli importi molto dei però passaporti. se tirano fuori qualcosa i dati stanno in Europa, soprattutto per la latenza in Europa. Ecco. Quindi c'è un accesso globale perché abbiamo offerto un API, quindi tutti gli osservatori potrebbero mandare dei dati. Una distribuzione molto rapida, essendo in cloud, essendo AWS, possiamo riprodurre e scalare in determinate regioni le nostre risorse. Abbiamo un'iniziazione delle risorse e anche questo è legato al conto. Un server sempre acceso che ogni 5 minuti va a fare una query sulla lambda rispetto a una lambda che si accende e si spegne solo quando riceve la richiesta. La lambda che genera il CSV è una volta al giorno.
Quindi i costi ovviamente variano rispetto a una soluzione di avere tutto in casa e sempre acceso per fare questo. E poi ultimo, ma non l'ultimo, infrastruttura come servizio, è in pratica la possibilità di riprodurre in qualsiasi momento, perché c'è una serie di tool che andremo a vedere, l'intera infrastruttura, modificarla a piacere senza, come posso dire, senza interventi manuali, ma soprattutto tenendo tutto in modo e un posto centralizzato. Sì. Vai. Vediamo un attimo velocemente il funziona, abbiamo detto sul nodo che è presente in osservatorio, che sia un PC, che sia un Raspberry, non importa. Abbiamo scelto queste due tecnologie, cioè Docker e Python, perché ci consentono di essere il più flessibili possibile. Noi possiamo eseguire questo codice su VCX 86 classico, su Raspberry, su Mac, non ci importa assolutamente niente. Ovviamente l'immagine sarà multipiattaforma e quindi una volta che io ho preso la mia immagine Docker, lancio il comando. Quello che ho installato in osservatorio non è un problema, è a discrezione di chi lavora sull'osservatorio. Quello che fa questo script qua, come si diceva prima, è leggere fortunatamente attraverso un protocollo TCP, quindi è una connessione di rete, i dati dalla sonda e appunto poi mandarli alla lambda function. Di lambda function abbiamo create tre, anzi la create Christian che è più bravo di me. Una che acquisisce il dato, come si diceva prima, e lo salva in InfluxDB. Un'altra che invece, partendo, e questa è una cosa importante, che penso la quale magari se faremo effettivamente un workshop vero e proprio su questo, insisteremo molto, l'esportazione non avviene a caso, ma avviene in risposta a un evento. Questo è uno dei paradigmi dello sviluppo in ambito cloud, in cui si lavora per evento. Succede qualcosa, ho una risposta all'evento successo. In questo caso qui, ovviamente, c'è un evento che genera il file CSV, lo salva in un bucket ed ecco che automaticamente, perché è stato salvato sul bucket, viene caricato via FTP sul sito dell'ARPA. Questo ovviamente consente di avere un sistema che risponde a quello che sta succedendo in quel momento e non ho risorse computazionali che girano acá tutto il giorno soltanto per aspettare le 7 di mattina quando l'ARPA vuole il suo file. Quando il file è pronto, viene caricato. Tanto che parla quindi un attimo riesco con gli appunti, grazie. Ok, quindi c'è tutto questo giro che effettivamente è sicuramente più complesso di avere un unico oggettino che gira sul PC dell'osservatorio, ma ovviamente consente di avere lato osservatorio oggetti molto più semplici e oggetti che sono a perdere, cosa che un PC non è, cioè nel momento in cui questa infrastruttura è up and running, il dato non è più solo sul PC dell'osservatorio per tutta la notte, dove se salta la corrente, se mi si brucia il disco, ho perso quantomeno il dato della notte, ma ovviamente sono tutti sui sistemi in cloud che sono, a seconda di quante pettine cacciate, più o meno ritondati e stanno. E questo è il problema. Sostanzialmente abbiamo appena detto, la lambda ci consente di scalare perché non dobbiamo fare nulla se da un osservatorio passiamo a 10, passiamo a 100, passiamo a 1000. È un sistema che scala già di suo, quindi non dobbiamo preoccuparci di allocare risorse. E aggiungo l'ultima nota. Sì, perché essendo le lambda degli oggetti indipendenti e separati, possono essere sviluppati con tecnologie e linguaggi diversi e anche da team diversi, proprio perché abbiamo suddiviso il problema in pezzi più piccoli, questo ci permette di attaccarlo in modi diversi, ma anche con tecnologie diverse. In un altro caso ne abbiamo usato una unica, però potremmo usare qualsiasi tecnologia, ovviamente in questo caso supportata da AWS, però ce ne sono tantissime, e quindi sì, per me è molto più semplice, ecco, tutto lo sviluppo. L'altro componente fondamentale, abbiamo già accennato, è InfluxDB. InfluxDB è un database open source. Se lavorerete nel mondo IoT, ve lo troverete nei utenti, di sicuro.
ad oggi è lo standard fatto per la memorizzazione di questa tipologia di dati, cioè i dati che arrivano dalle sonde si chiamano time series, perché quello che fa vedere è quando è stato preso il dato. Fa vedere che è stato preso alle 11.37 e 12 secondi, alle 11.54 e 11 secondi, e questi dati sono memorizzati in forma, ovviamente seguendo appunto il time frame, cioè la data, il momento in cui è stata raccolta la sonda. La cosa interessante ovviamente è che InfluxDB di suo ha già una funzionalità che ci consente di interrogare i dati, di mostrare delle query, di esportarli in vari formati, e quindi ovviamente ha delle funzionalità aggiuntive piuttosto interessanti, che però noi tutto sommato non usiamo. Perché? Perché la parte più pregnante, che è quella di visualizzazione, invece viene fatta da sempre da un altro tool open source, che è Grafana, di questo che avevamo accennato anche prima, che non voglio dire sia nato pappa e ciccia con InfluxDB, ma effettivamente lo vedrete sempre in coppia, cioè InfluxDB raccoglie i dati, come faccio a visualizzarli, ci metto sopra il Grafana. Questo è proprio uno stack molto 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 diffuso e estremamente, voglio dire, classico in questo ambito. Bene, detto questo, abbiamo fatto vedere una panoramica veloce veloce e vi vorremmo far vedere effettivamente come funziona tutto quanto. Quindi vi facciamo vedere live una demo e soprattutto vi facciamo vedere come sono stati creati questi piccoli oggettini. Esatto. Siamo nel terminale e in questo caso andremo a interrogare proprio la sonda live in questo momento. Ovviamente sono dei valori interessanti perché è giorno, di solito non si interroga questa sonda di giorno perché è inutile, e per fare l'interrogazione lanceremo Docker, perché abbiamo detto facciamo un'immagine Docker che è distribuita, e quindi questo è il comando che l'osservatorio deve lanciare, né più né meno. Quindi non deve sviluppare software custom, non deve pensare a configurazioni particolari. L'importante è che abbia Docker installato, e questo è il comando che lui deve lanciare. È uno schedulatore, ecco, mettiamolo così, perché sì. Questo comando deve essere lanciato ogni 5 minuti per fare il campionamento. Il software ovviamente controlla se è il momento giusto o no, è ancora giorno, allora se è ancora giorno esce. Se invece non è... diciamo dopo il tramonto, allora inizia a collezionare i miei dati. Nel nostro caso abbiamo aggiunto una simpatica opzione che è meno meno forse, per dire vabbè, anche se giorno tu colleziona il dato, che è lo stesso. Esatto, anche se non è un dato male. Altrimenti non riuscivamo per la demo, dovevamo spostare tutto la... Parole meno meno forza? Introdotto. Sì. Ok, quindi proviamo ad lanciarlo. Non so, vuoi descrivere? Sì, allora, qui è in modalità debug. Questa è una modalità che stampa un sacco di dati aggiuntivi. Se avete mai sviluppato software, probabilmente l'avete già visto, ma è essenziale per lo sviluppo software. A prescindere da che modalità usiate, voi dovete riuscire in ogni momento a sapere cosa sta facendo il vostro software. In questo caso, quando è partito, lui si prende l'ora attuale, calcola quando sorge, quando tramonta il sole, perché quell'intervallo di tempo che devo escludere, cioè finché è giorno non mi importa niente. Dopodiché ovviamente si legge i dati dalla sonda, qui in modalità di bar distanto fuori grezzi, crea il file CSV, perché comunque per compatibilità con l'ARPA creiamo, per compatibilità anche con l'esistente, creiamo un CSV anche localmente, duplice copia, lo stesso mai. E dopodiché ovviamente facciamo il post del dato. Il dato viene, non so se avete presente, questo formato dati qui, questo è il classico JSON, per chi ha scritto un po' di codice, banalmente un dizionario, lo chiamiamo un po' brutale, e dopodiché viene sparato alla lambda che ha fatto Christian, che mi risponde, è andato tutto bene. Domanda, questa è la prova tipo di oggi? Cioè, tutto prima rispetto a... Questo è il dato che abbiamo appena lanciato. Questo dovrebbe girare ogni 5 minuti. E... Quindi lo prevedete un minuto prima? No, lo lanciamo quando deve essere lanciato. Cioè, la descrizione dello simbolo, l'ARPA lo chiede ogni 5 minuti. Allo scadere del quinto minuto?
al 13° minuto più 5 è come rilevante. L'importante è che tra un dato e l'altro ci siano 5 minuti, minimo 5 minuti. Ora vi possiamo andare ben più. Okay. Quindi che cosa è successo qua? Scusa, il dato è stato letto, il Python l'ha preso e l'ha sparato a una random patch. Quindi andiamo a vedere, se vi ricordate la grafica di prima, qua siamo ancora sulla parte sinistra, quindi sulla parte dove effettivamente l'osservatorio per la misurazione. Adesso ci spostiamo sulla parte di Stardust. Andiamo a vedere effettivamente dentro il... questo è Arpato, giusto? No, questo è Osservatorio. Ah, Osservatorio. Adesso andiamo a vedere la parte di Stardust. E, per vedere cosa è effettivamente successo, abbiamo CloudWatch. CloudWatch è il tool integrato in AWS per i log ed è il primo step, diciamo, proprio step base per il monitoraggio. È un punto molto importante quando si lavora in cloud. Qui potete già vedere, magari un po' di vista un po', che ci sono i log di tre oggetti e queste sono le tre lambda, una che prende i dati in input, una che crea CSV giornalmente e una che crea invece il file da caricare. Andando a vedere nel dettaglio, questa è la lambda che adesso andiamo a vedere i log. Questo è il carico, quello che ha fatto la richiesta di Stefano. Quindi qui è proprio il log di Angelo. Mentre quest'altra, questo è invece il log che andremo a vedere per quando generiamo il CSV. Come dicevamo prima, quindi c'è la lambda che prende i dati in input, li salva nel database e poi c'è una lambda che prende i dati dal database e crea un CSV tramite un evento. Lo andiamo a generare ora. Quindi questa è la nostra lambda, questo è l'evento, come si vede nel mondo cloud. E adesso andremo a lanciare questo evento, serve per vedere se effettivamente riusciamo a generare un CSV leggendo i dati da database. Vediamo se funziona, a quanto pare ha funzionato perché sembra verde. Qui ci sono i dettagli dei log, sempre molto importanti, e infatti ci dice che ha scritto 16 righe nel CSV. Perché abbiamo anche dei dati precedenti più quello che abbiamo generato adesso. Noi non ci fidiamo, vediamo se veramente è un CSV e andiamo nel bucket S3 e andiamo a vedere se ha creato un CSV per la data di oggi, che è il 26. Ed eccolo qui, appena c'è stato 13.03 perché l'ho lanciato io, quindi ho creato l'evento e mi ha creato questo file CSV messo in questo bucket che si chiama in questo caso Stardust Daily, ovviamente sì, il nome così che abbiamo scelto. Se vi ricordate, c'è una flag in ascolto di questo bucket che in teoria dovrebbe aver preso questo file e caricato in all'ARPAP. In questo caso non stiamo caricando i dati all'ARPAP perché sono tutti dati fittizi. Abbiamo un'altra lambda qui che è stata eseguita e beh, avete il logo sotto come quello di Amazon. Ok, ecco qui, questa è l'esecuzione della lambda di upload, come vedete qui c'è l'upload che ci dice che effettivamente ha caricato questo file con questo nome particolare dentro l'FTP. In questo caso, ripeto, l'abbiamo chiamato dummy FTP. Non esiste effettivamente l'FTP perché non possiamo caricare questi dati finti dentro l'ARPAP. Questa era la parte di infrastruttura, però avevamo fatto
tutta la parte di visualizzazione del dato. Vi facciamo vedere anche il database. Database è questa è l'interfaccia, magari ingrandisco un po' di influx. Se lancio la query, questa è la query che ci fa vedere i dati delle ultime 24 ore. E noi in teoria dovremmo vedere alla fine qui il nostro ultimo dato fatto, come vedete qua alle 9, però noi abbiamo fatto adesso una richiesta, quindi dovremmo vedere tipo alle 11. Quindi lancio la query, ce ne sono diversi perché abbiamo fatto delle prove nel mentre. Però l'ultimo dato è, eccolo qui, alle 10:59. 10:59. Il dato è salvato in UTC, non mantiene la time zone Europa-Roma, cioè la nostra time zone, quindi è salvato in UTC. Quindi questo dato è stato preso dalla Lambda, quindi con il valore meno 13,75 e la temperatura di 39,6. Non ci crediamo. Vediamo qui se è effettivamente il valore che ci ha mandato, 39,6 meno 13,75. Quindi questo osservatorio che si è riprodotto nel database. Quindi questo database, e come diceva prima Stefano, già vi permette di fare query, come vedete anche grafici eventualmente, però ovviamente questo è uno strumento, diciamo, che l'utente medio non sa usare. Invece noi vogliamo abbattere questa difficoltà nell'uso e quindi abbiamo creato in Grafana questa dashboard che adesso andrò ad aggiornare. No, scusate, sotto che non ci vedo. No. Intanto abbiamo eccolo qui, quindi andremo ad aggiornare e qui ha aggiunto questo dato qui, non si vede, cerchiamo di aumentare, però questo puntino che vedete qui è il dato che effettivamente abbiamo registrato alle 12:59, il dato che effettivamente è arrivato dal sensore. Questo è una dashboard, ok, qui adesso la state vedendo, diciamo, con tutti i nostri permessi da amministratore. Però Grafana permette di condividerla al pubblico, alcune cose saranno cancellate ovviamente, però vi permette al contempo di creare la vostra dashboard e quindi fare, che ne so, filtro sulle ore, ad esempio, quello più banale, ma oltre a scegliere misurazioni diverse, qui abbiamo le due misurazioni che fa la sonda assieme, qui le abbiamo separate. Quindi mi permette di creare e rappresentare i dati in modo come volete voi, quindi dandovi massima flessibilità. Se vuoi mettere quella invece che un giorno a mia era 2 settimane, così Sì, quindi last Si è proprio impiantato tutto. Se modo Firefox, È morto Firefox, ma ritorniamo subito. Però si ferma la visione. Siamo effetto demo. Siamo effetto demo. Sì, esatto. Sono pirata, però ok, quindi il giro è quello che avete appena visto, cioè collezioniamo il dato, lo mandiamo via Lambda, lo scrivo nel database che viene renderizzato attraverso Grafana.
Faccio di partire. Sì, dai. È in questo momento un prototipo. L'idea era, ok, vediamo innanzitutto se riusciamo poi a metterlo a terra fatto e finito e andare a utilizzarlo effettivamente in produzione e se possiamo utilizzare questo come base per un workshop all'interno delle scuole, perché quello che abbiamo notato lavorando in azienda ormai da qualche anno è che non c'è una grandissima sensibilità da parte dei ragazzi perché quando escono dalle superiori, soprattutto all'università, c'è un'altra paio di marche. Ma quando sono dal superiore su questi temi, vuoi perché sono complicati, vuoi perché molto spesso per poter utilizzare questi strumenti devi infilare una carta di credito da qualche parte, e questa è già una barriera d'ingresso sia per i ragazzi ma anche per le scuole, questo è un problema perché poi ovviamente non è così semplice. E quindi appunto volevamo capire se potevamo riuscire a trasformare questo concetto anche dal punto di vista didattico. In questo momento, come si diceva prima, mancano ancora un sacco di cose. Ad esempio, manca una gestione fatta bene delle autenticazioni. In questo momento c'è un token unico per tutti. Manca in maniera molto evidente anche tutta una serie di automazioni per fare il provisioning della soluzione. In questo momento viene fatto quasi a mano, ci sono delle cose che sono automatizzate, ma alcune no. Messo molto a mano. E poi ovviamente dobbiamo inserire tutta una serie di tool che su un'applicazione cloud moderna sono fondamentali. Abbiamo appena visto CloudWatch che mi mette i log, ma Cloud mi fa vedere una piccola parte di qual è tutto il percorso che i nostri dati fanno. In un'applicazione cloud moderna devi sapere esattamente cosa succede su tutto il flusso. Specialmente quando si rompe, quindi c'è una serie di tool che servono proprio perché si rompe. Hai la notifica, ti stampa lo stack trace, ti crea già diciamo, il bug fix sulle repository. E nel mondo del cloud è ancora più difficile, anzi, è molto più critico avere questa serie di tool perché non hai accesso al computer. Nel tuo computer magari hai dei log da qualche parte, proprio anche dei log del sistema operativo. Nel cloud perdi questo contatto e quindi non ce l'hai. Madonna. E l'ultimo, delivery. Adesso ci arriviamo. Ma delivery, Delivery dell'applicazione. delivery? Ah, sì. Esatto, qui ovviamente cosa succede? Questo lo sapete già, quando si crea un'immagine Docker va ipotizzato tutto. Tutta questa viene già fatto con GitLab, che è il tool che ci gestisce le versioni del nostro software, quindi tutta la parte di version viene fatta su GitLab. Ovviamente viene creata l'immagine Docker e quella è già pubblicamente disponibile per tutti gli osservatori. Quindi non serve neanche fare chissà quali magheggi. Se avete mai visto GitLab, questo è il pannello classico. Questa è quella che si chiama Pipeline, cioè quella che viene generato, tutta la serie di eventi che vengono generati quando pubblichiamo il nostro software sulla piattaforma di Git, e in modo particolare, a parte quella che genera la documentazione, la parte fondamentale in qualsiasi ambito di sviluppo è quella dei test. Sono tutta una serie di test che partono automaticamente e se i test vanno a buon fine, l'applicazione viene rilasciata. Se non viene a buon fine, l'applicazione si blocca, arriva la notifica e qualcuno dovrà passare la notte in bianco. Quindi collaborate anche nel delivery. Sì, La delivery non è la tua, delivery è l'applicazione. collaborate No, la delivery intendiamo distribuire il software. anche con loro. Ah, ok. Se vi chiedete come mai tutti questi test, ritorniamo al step precedente, tutti oggettini separati, quindi test lambda 1, lambda 2, lambda 3, test del file Python, perché le build? Perché 1, 2, 3 lambda più le immagini Docker. Quindi ecco perché vedete che ci sono tutti questi test. Forse un unico software, vedete 1, 1, 1, ma qui in realtà abbiamo molte più componenti che girano. Quindi queste erano tutte le pipeline, che comunque manca ancora qualcosa, perché che vi abbiamo fatto vedere test importantissimi,
costruiamo tutto, però non li deployiamo, non li buttiamo nel cloud ed è una parte che dobbiamo estendere. E poi una delle cose che Ci manca, piacerebbe ci piace fare. molto, è la gestione della flotta. Cosa intendiamo per questo? Se noi abbiamo 1, 2, 5 osservatori non è un problema, se ne abbiamo 150 dobbiamo sapere come distribuire la nostra applicazione, che versioni, su quali osservatori. Gli osservatori vorrebbero magari registrarsi, vedere i propri dati, vedere quelli degli altri osservatori che sono, fanno parte di un gruppo. Tutta questa parte qui ovviamente è tutta da costruire. Non è essenziale, però voglio dire, è una cosa che ci piacerebbe riuscire a portare a termine Perché basterebbe ancora di più l'accesso a tutto ciò, perché se domani ci arriva un nuovo osservatore deve scrivere notevolmente a Stefano, dobbiamo creargli l'account, dobbiamo fare le cose a mano, e invece avere qualcosa che tutto questo venga in modo automatico, l'osservatore possa iscriversi, arriva il token di autenticazione, Sì, per link, quindi immagino scaricato esatto, la oppure. guida e tutto, sarebbe ovviamente, passerebbe ancora di più tutto ciò che riguarda l'accesso a questo software. Tutto bello, perché è cloud, lascio a te che ti piace portare tutte Sì, io le notizie. porto sempre tutte le notizie perché ovviamente noi parliamo sempre di cloud computing come se fosse la panacea di ogni male, così non è. Una delle pecche, secondo me, più gravi. Per usare una parola che va molto di moda in questo momento, la perdita della sovranità, chiamiamola sovranità digitale, cioè noi stiamo delegando al cloud provider tutta una serie non solo di funzionalità, ma di competenze che prima invece avevamo. Questo vuol dire che, perché tanto dobbiamo sviluppare altre, non è che si diventa più stupidi, però si perde, ad esempio, la capacità di capire come dimensionare un sistema. Tanto le lambda scalano all'infinito, cosa che non è vero, sì, per cui non mi pongo neanche il problema, mi serve, quante CPU, quanta RAM, tutte competenze che prima dovevi avere e così via, per ovviamente qualsiasi pezzettino della nostra infrastruttura che cediamo al cloud provider. Nel nostro caso ovviamente si tratta di dati di sonde. Se invece che dati di sonde fossero dati di persone, la cosa sarebbe ancora più complessa, perché ovviamente i dati personali, ancor più se sono dati sensibili, aumentano ovviamente la barriera, cioè la gestione di sovranità dei nostri dati che diventa sempre più importante. Costi, abbiamo citato prima, parlandone benissimo, perché le lambda costano il microsecondo che le usi, poi non costano più niente. Esatto. Contrariamente ad un PC sempre acceso che consuma corretto, giusto? Giusto per adesso si ricarica nel Esatto. log, vi facciamo vedere perché il dettaglio. In dettaglio del costo a volte è un po' una fregatura perché. Sì, prima vi faccio vedere quanto billa una lambda, tipo questa è una lambda per raccogliere i dati, se ci assiste. Ecco. Sì, abbiamo ritrovato un log. Ad ogni esecuzione vedete, ecco qui il reportino. Quindi, in questo caso, per raccogliere i dati di prima è stato billato 878 millisecondi. Quindi Vabbè, hai consumato 35 mega. Anche questo è utile perché vi fanno pagare un po' tutto. sono magari i tempi di utilizzo, la memoria utilizzata, però ovviamente avremo un'altra. Stefano all'inizio anno ha detto che era un'idea dell'anno scorso, l'abbiamo portata avanti con un po' di più calma, abbiamo fatto il rush finale queste settimane, però ci siamo dimenticati delle cose per strada, delle cose accese, ed ecco che andiamo nel cost management di AWS e notate che dimenticandovi delle cose che avevamo attivato per test, Eccolo laggiù in fondo, si vede il grafico spostato in fondo. esatto, in questo grafico vedete come il costo è andato su specialmente ad ottobre perché ci siamo dimenticati l'Amazon Time Stream Database che era la nostra prima opzione che avevamo pensato, poi ci siamo spostati su InfluxDB e vedete come il costo è andato su. Ho iniziato a provare a settembre, vedete ottobre che non l'abbiamo manco usato, Ma in ottobre è tutto solo è acceso solo e perché è vedete che i acceso. costi schizzano su.
Piccola nota sui costi, quando specialmente si lavora sulle lambda e vedete che sibilla al millisecondo, dall'altro lato lo sviluppatore deve ottimizzare tante cose, quindi si perde molto, però quando iniziano a toccarti il portafoglio, sei tuo, cioè quello dell'azienda dice va bene, ok, il budget è grande, esatto. Però quando inizi a toccare il tuo portafoglio inizi anche a pensare meglio software, a non sprecare risorse, perché tutto questo viene pagato. E se ti dimentichi qualcosa, vedete che l'ultimo mese 31 dollari, questo mese 64, già il doppio. Mettete uno zero, due zeri alla fine perché siamo una grossa corporation e già diventano costi importanti da E sostenere. infatti una delle cose fondamentali se andate a lavorare in cloud è proprio la gestione dei costi. Sono estremamente complessi da gestire, ma tutti i cloud provider vi danno a disposizione gli strumenti di analisi. Per cui Sì. quando sviluppate il software, ci sono dei tool, arrivo subito, che ancora prima di pubblicare il software fanno un'analisi delle modifiche che avete fatto e vi danno un report dicendo: guarda che questa modifica ti costa 100 dollari in più al mese, 10.000 dollari in più al mese. A quel punto, quello che abbiamo visto prima, cioè la pipeline che porta il software in produzione, si blocca, arriva la bandierina e tutti i volte dici: posso pigiare avanti oppure no? Saluto Stefano, sì. Verso i sviluppatori e si rivolge a quanto avete fatto. Serve tutto Con però va. apposito randello. Sì. Finiamo un attimo la parola e poi andiamo a pranzo. Un secondo, ma per il costo di 35-38 megabyte, se non mi sbaglio, vedere, che costi ci sono? I costi, allora, quelli che avete visto da 60 dollari al mese è perché avevamo un servizio, noi stiamo pagando anche il servizio del database, quello si paga un tot al mese, che tu lo Ah, usi quindi meno. 60 dollari al mese. Quello te lo siamo dimenticati di bravi torbi e quello te lo fanno pagare solo perché l'hai acceso. Amazon ti fa pagare il servizio perché è acceso, perché lo usi, e quando ho detto perché lo usi, ogni servizio ha dei micropagamenti diversi. Le lambda le paghi a CPU, quanto è stato usato la CPU, Bucket S3 paghi 3 volte la dimensione del file, quando l'hai caricato, quindi proprio i byte di trasferimento, e nel nostro caso che lo tiriamo fuori per mandarlo all'ARPA quando lo tiri fuori. 3 costi diversi con Sono 0,000 tutti, sì. moltiplicateli per milioni di file, per milioni di utenti, capite perché Amazon fattura. Il calcolo è decisamente fatturato. E vabbè, lasciamo poi velocemente il resto, però volevamo chiudere un attimino su una cosa, cioè noi siamo a Linux Day, mica all'Amazon Re:Invent, Esatto. e quindi se io proprio volessi togliermi tutta la parte proprietaria, io voglio tutto il mio stack assolutamente. Abbiamo già visto che sia Influx che Grafana sono strumenti open source, quindi posso portarmeli in casa, su server miei, su macchine virtuali, dove non importa. I Bucket S3 hanno un'API che è pubblica e ci sono tantissime soluzioni software che reimplementano queste API. Quindi potete usare quello che vi pare, se cioè non è io, ma ce ne sono davvero tantissimi. Qualsiasi NAS, anche in quelli casalinghi, espone un API compatibile con S3, quindi proprio qualsiasi cosa. Se avete dei dubbi su Docker, perché Docker Inc. fa delle politiche un po' strane, vai a sapere te se domani invece di utilizzare Docker potete usare Portman, perché quello che conta è il formato dell'immagine, poi il runner che utilizzate a vostra discrezione. L'unica parte complessa è la gestione delle lambda. Perché? Perché le lambda sono oggetti che vivono e muoiono e nel caso in cui vogliate portarli dovete avere un software sviluppato che vi esponga la vostra API. In quel caso probabilmente sarà qualcosa sviluppato in Flask, in FastAPI, con il linguaggio che preferite voi, a Esatto. cui passiamo il dato e lui si porta, lo scrive sul suo Influx, il grafana che avete sotto il naso si legge il dato e il giro funziona esattamente allo stesso modo. Il sistema di versionamento fa la stessa cosa, le immagini in Docker vengono create nello stesso modo, tutta la parte di distribuzione è esattamente uguale, ma avete tutto in casa con soluzioni assolutamente. Nel nostro caso abbiamo deciso di portare e far gestire a qualcun altro
queste soluzioni perché ci sembrava più comodo, più conveniente e francamente la mia linea di casa non tiene botta, mentre lì sul server di casa non funzionava. Abbiamo preferito affidare gli altri in questo caso, che come POC non è male come idea, anche grosse company partono nel cloud perché è più semplice da testare, tutti gli strumenti pronti, c'hai cioè molta più conoscenza, puoi assumere anche persone che hanno conoscenza e poi man mano quando iniziano a scalare, quindi il prodotto funziona e i costi iniziano anche a scalare su AWS, si tende a un po' ridurre, è un processo normale, quindi noi siamo ancora in questa fase di sperimentazione, ci possiamo permettere questo lusso e quindi siamo andati in quella soluzione cloud completamente affidandosi agli altri. Con questo abbiamo finito e grazie e buon pranzo.